Buongiorno cari amici di Biella della Fondazione Perosi. Chi avrebbe mai immaginato che ci saremmo sentiti in queste condizioni? Non a Palazzo Gromolosa, non al vostro teatro, ma io a Roma, così. Per farmi forza ho acceso la lampada di Giuseppe Verdi, così che mi dà coraggio e stabilità, con la sua bella facciona, la sua bella barba, ma adesso dobbiamo parlare dei capricci di Paganini. Allora, vediamo un po', non sono molto pratico. Capricci di Paganini, i 24 capricci di Paganini che fra un po' ascolteremo nell'esecuzione di Pavel Berman e che a voi a Biella conoscete molto bene e dell'Orchestra dei Talenti Musicali. È una registrazione del teatro Viviani di 5 anni fa, 2015, un teatro pieno. Che nostalgia per i teatri pieni in questo periodo in cui sono vuoti, muti, silenziosi e non vediamo l'ora che riaprano, perché è bello, c'è certamente la possibilità di diffondere la musica, di ascoltarla, di sentire i propri brani più amati, i propri musicisti più amati, le proprie realtà più amate, come quella della Fondazione Perosi, in streaming, online, al computer, al telefonino, ma l'affettuosità, il calore, la bellezza, l'emotività di un concerto dal vivo con il teatro pieno, beh, la stiamo rimpiangendo in questi giorni. Allora, Paganini comincia a scrivere i suoi 24 capricci, uno per ognuna delle tonalità, Do maggiore, Do minore, Re maggiore, Re minore e così via, fino ad arrivare a 24, nel 1802, quando ha 20 anni. Lui è nato nel 1782, 1802, è lo stesso anno in cui, un po' più lontano, a Vienna, Beethoven comincia a scrivere la sinfonia eroica, tanto per dire il clima che si respirava in quegli anni. Paganini andrà avanti a lungo, i capricci saranno pubblicati dall'editore Ricordi a Milano nel 1820, quando possiamo cominciare a parlare di clima romantico. A chi li dedica Paganini? Agli artisti. Agli artisti. Attenzione, dunque, un'opera didattica? Sì, certamente un'opera didattica che ogni studente di violino prima o poi si trova ad affrontare con maggiore o minore soddisfazione, perché dal punto di vista tecnico sono molto complicati e ognuno ha una sua specifica difficoltà tecnica. E la ripresa video permetterà di notare, proprio soffermandosi sul solista, su Berman, le specifiche difficoltà tecniche che contraddistinguono ogni capriccio, gli arpeggi, i colpi d'arco, i trilli, le scale velocissime, il tremolo, il legato oppure il contrario, lo staccato, raggiungere l'acuto, scendere al grave, i picchettati, i pizzicati, insomma è un viaggio nell'orizzonte possibile al violino. Delle volte Paganini scrive imitando il flauto, imitando il corno, come se i timbri, i colori del violino potessero quasi supplire alla mancanza di un'intera orchestra, come se il violino potesse diventare lui stesso un'orchestra. Però, se fosse soltanto un esercizio di tecnica violinistica, per quanto strabiliante, questi capricci non avrebbero avuto il successo che hanno, e non solo presso i violinisti, gli studenti, i didatti di violino, no, presso il pubblico. Perché? Perché c'è sempre per ognuno di loro un'idea musicale, un'immaginazione, un'invenzione poetica, un'invenzione melodica, un'arditezza armonica. Paganini sente la musica attorno a lui. Pensiamo che la musica di quegli anni, è ancora Beethoven, Schubert, Haydn, Mozart era morto qualche anno prima. Beh, la musica composta in quegli anni, tra fine Settecento e primi decenni dell'Ottocento, è ancora il cuore. La maggioranza netta del repertorio che noi oggi amiamo viene eseguito e ascoltiamo nelle sale, da concerto. Paganini vive in un'epoca romantica e si sente perfettamente questo. La specificità di questi capricci è proprio, sta in questo. Un'idea tecnica che li contraddistingue uno per uno si sposa uno per uno a un'idea poetica.
Pavel Berman è un magnifico violinista russo, è nato a Mosca, ha studiato al conservatorio Tchaikovsky, che rimane una delle grandi scuole della musica, e poi si è specializzato alla Juilliard School degli Stati Uniti con Isaac Stern. Ha cominciato molto presto. Le statistiche ci dice che il 90% dei grandi violinisti in carriera comincia la propria carriera molto presto. Questo riguarda soprattutto i violinisti, perché al contrario, il 90% dei bambini prodigio che suonano altri strumenti, poi quando arrivano i 20, 25, 30 anni si fermano. I violinisti invece vanno avanti. Bisogna cominciare presto e poi bisogna essere anche Pavel Berman. Suona, scusatemi, lo Stradivari Maréchal Berthier, uno Stradivari del 1716, conosciuto anche come ex Napoleone. Sapete che gli Stradivari portano, come tutti i grandi strumenti ad arco, il nome di chi è stato il loro precedente proprietario. Ma abbiamo parlato di Berman, abbiamo parlato dei Capricci, non abbiamo ancora parlato dell'orchestra, che è una bellissima realtà della Fondazione Perosi di Biella, e non abbiamo parlato del fatto che i Capricci sono scritti per violino solo, mentre in questa esecuzione li ascoltiamo nella trascrizione per orchestra d'archi di Giedrius Kuprevičius. È un compositore lituano vivente, è una figura particolare. Il compositore è anche un uomo politico importante del suo paese, e lui crea come un tappeto, un orizzonte, un sipario, nel quale questi capricci un po' si accomodano, li introduce, li accompagna, crea una coda. È un po', se posso dire, un intervento che mi richiama a quelli che faceva Luciano Berio con le opere della tradizione, che amava le opere di Schubert, le opere di Verdi, cioè non toccare assolutamente l'identità musicale, ma cospargerla di una polvere, di una nebbia, di un'atmosfera musicale che la avvolge. Questo mi pare sia l'intento di Kuprevičius. Che possibilità offre il video rispetto a un ascolto da concerto seduti in un teatro? Beh, naturalmente, grazie al primo piano, grazie alla possibilità delle telecamere di focalizzare, possiamo vedere meglio l'agilità delle dita, il movimento delle mani, del braccio, della spalla, tutto quello che la tecnica richiede. E tutto quello che la tecnica poi lascia a che cosa? Al talento poetico dell'interprete. Buon ascolto, cari amici, e vediamoci presto nella vostra Biella. Grazie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.